Del Vicariato Bologna Centro, il Vicario Pastorale Monsignor Giuseppe Scanzani, Don Romano Marsigli, Monsignor Romano Marsigli che è parroco a San Giuseppe in Agnate, una parrocchia che oggi avrà una figlia, il delegato della Cattedrale Monsignor Massimo Nanni. Sono presenti soprattutto con molta emozione alcuni membri delle due comunità greco-cattoliche bolognesi, dell'Ucraina e della Romania, con i sacerdoti che vi esercitano il ministero, Don Andrei Giburski e padre Marinel Mursan. Oggi lei, Eminenza, firmerà due decreti con i quali verranno formalmente erette e costituite nella nostra diocesi due nuove parrocchie. Perché avviene in un momento un po' critico della nostra storia, in cui a causa dello spopolamento di alcune zone e del calo delle vocazioni sacerdotali, stiamo cominciando a pensare di ridurre, di ridefinire la presenza delle strutture pastorali nel nostro territorio. Allora, mentre forse si pensa a chiudere qualche cosa, il Signore oggi ci spinge ad aprire. Verrebbe da dire insieme con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Non possiamo non riconoscere un dono di Dio nel fatto che mentre alcuni aspetti della nostra vita ecclesiale sono in fase di affanno e di stanchezza, dall'altra parte registriamo vitalità e speranza. Oggi, Eminenza, dobbiamo confessare davanti al Signore che dalle comunità dei migranti abbiamo molto da ricevere. L'esempio di fratelli che, pur in mezzo a tanti problemi materiali, cercano di essere uniti per nutrire lo spirito nella celebrazione dei misteri della fede e nella testimonianza del nome di Cristo. La comunità romena è numericamente la meno numerosa, ma sono presenti in essa numerose famiglie con bambini, e senza voler fare i profeti, che non siamo capaci, possiamo immaginare una presenza che si radicherà anche nel futuro nel nostro territorio. La comunità ucraina è molto più numerosa, non solo in città, ma è più forte nel cuore dei tanti ucraini il desiderio di tornare in patria e di riunirsi alle famiglie. Ma in Ucraina sono giorni difficili, giorni di lutto, di guerra, di ingiustizia. L'augurio è che le due nuove parrocchie siano altrettante oasi di pace per queste persone e anche un luogo di scambio e di conoscenza reciproca per tanti bolognesi. Vediamo un segno della provvidenza anche nel titolo che avranno le due nuove parrocchie: la Santa Croce per i romeni e San Michele Arcangelo per gli ucraini. Il massimo segno della nostra salvezza è la protezione del principe delle schiere incorporee. Ci danno un senso di sicurezza e di gioia nel vivere questi primi esaltanti passi di una storia nuova. Eminenza, se vuole rivolgerci una parola prima di procedere. Sì, carissimi sacerdoti di ambedue i riti e carissimi amici presenti di ambedue i riti, anche. E non c'è dubbio che le firme che pongo fra poco sono firme a un atto che non è puramente giuridico, ma che è di carattere in un qualche modo
sacramentale, come preferite dire voi, nel vostro vero, nel vocabolario dei vostri riti di carattere misterico. Cosa significa questo? Che significa che attraverso la vostra comunità, cari fedeli ucraini e rumeni, attraverso la vostra comunità che da questo momento avranno la dignità delle comunità parrocchiali con il loro parroco, voi incontrate il grande mistero della Chiesa, lo incontrate nell'annuncio del Vangelo, lo incontrate nella celebrazione dei santi misteri, lo incontrate nella guida che i vostri pastori vi donano perché non abbandoniate la via del Signore. Ecco, questo è il significato più profondo dell'atto che, del decreto, dell'atto di erezione che formalmente noi ora noi compiremo. So che questo atto sicuramente vi aiuterà a vivere più intensamente la vostra fede cristiana in una situazione di vita che indubbiamente è più difficile che per noi, essendo stati vero costretti a lasciare la vostra patria, molto spesso anche lontano dai vostri affetti familiari, però ecco, questo fatto, il sapere siamo dentro ad una comunità parrocchiale e di conseguenza siete dentro, a tutti i titoli, siete dentro la nostra comunità diocesana. Fate parte adesso dell'arcidiocesi di Bologna, a tutti gli effetti. Vedete che alla fine la Santa Chiesa è più materna che gli stati. È vero che prima di concedere la cittadinanza, ecco, la Santa Chiesa più materna, no? Guarda veramente al bene, ecco, delle vostre anime. Infine, una parola che è un po' anche del personale, sono molto contento di questa direzione, perché personalmente sono sempre stato innamorato del rito bizantino, fin da giovanissimo sacerdote. Anzi, vi confido che volevo chiedere alla sede apostolica la licenza, ero un giovanissimo sacerdote, di poter celebrare sia la liturgia delle ore, sia la Santa Messa, anche del rito, nel vostro rito bizantino, perché lo sacerdote da poco tempo, non conoscevo questa persona a cui ho chiesto questo consiglio. Ho detto: ma vorrei, mi piacerebbe, dice, non farlo perché riceveresti un no proprio, no? Perché dice i riti vanno conservati, quindi ecco, vanno custoditi nella Chiesa, e quindi è bene evitare, ecco, questi passaggi. Però è sempre rimasto dentro il cuore questo grande, diciamo, ammirazione, ecco, per i vostri riti, per i vostri riti liturgici. Ecco, perché, e finisco, San Tommaso si chiede: ma perché nella Chiesa ci devono essere diversità di riti, diversità di tradizioni, diversità di per noi occidentali, diversità di congregazioni religiose, no, di ordini, ecco, e così. E qui è una risposta molto bella. Dice: ogni sposa, dice, per piacere al suo marito, non si veste sempre con gli stessi vestiti, ma
anzi specialmente in certe occasioni ama mettere vestiti molto colorati, molto belli, no? Molto attraenti, ecco. E così dice, fa la sposa di Cristo, dice non vuole vestirsi con un solo vestito, ma si presenta il suo sposo Cristo con questa varietà, con questa bellezza ordinata di tanti riti, di tanti carismi, eccetera. Ecco, la nostra chiesa di Bologna questa sera, io spero proprio che si presenterà il suo sposo Cristo, ecco, dicendo vedi che sono più bello, eh? Questa antica icona della Madonna, la Madre di Dio, con le tre mani. Ci vuole proprio una mano in più per questo momento, ma soprattutto per la vita delle nuove parrocchie e delle nuove famiglie. Allora do lettura dei due decreti che l'Arcivescovo firmerà, sono uguali, per cui il secondo lo leggerò solo nella parte che riguarda la comunità. Cardo del titolo dei Santi Giovanni Battista dei Fiorentini, della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Caffarra, per grazia di Dio e della sede apostolica Arcivescovo di Bologna, Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Vista la numerosa presenza nella nostra arcidiocesi di fedeli di nazionalitare Christus Dominus e dei canoni 383 paragrafo 2, 515 e 518 del Codice di Diritto Canonico, e dell'ordinamento giuridico pastorale della istruzione Erga Migrantes Caritas Christi, in specie agli articoli 6 e 7, uditi il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Episcopale, e visto il parere favorevole della Congregazione per le Chiese Orientali, espresso in data 30 novembre 2015, con il presente nostro atto decretiamo la numerosa presenza nella nostra arcidiocesi di fedeli di nazionalità romena, di rito bizantino, con il presente nostro atto decretiamo è costituita la parrocchia personale dei fedeli romeni di rito bizantino dimoranti nel territorio della nostra arcidiocesi. La parrocchia intitolata al Santissimo Crocifisso viene denominata Parrocchia di Santa Croce dei Romeni, sede in Bologna, via del Castello 25, presso il Santuario del Santissimo Crocifisso. Abbiamo firmato l'esistenza delle due parrocchie, poi Eminenza dovremo scegliere i parroci, vedremo. Ora sono eretti. Ora sono eretti. Padre Alessandro ci dice due parole. Santo e vivificante
per questo momento importante per la sua arcidiocesi e per la comunità greco-cattolica romena di Bologna. L'atto di istituzione della parrocchia personale per i fedeli greco-cattolici romeni, che ella ha appena firmato, è un evento storico per noi. Oggi nasce la prima parrocchia personale in Italia per i greco-cattolici romeni. Ed è anche un momento ecclesiale importante, l'integrazione ufficiale dei fedeli romeni nella vita della Chiesa particolare di Bologna. Bologna noce, eh? Ringrazio Vostra Eminenza per la premurosa e paterna cura pastorale per i nostri fedeli romeni. Ringrazio Monsignor Juan Andrés Cagnato, l'incaricato arcidiocesano per la pastorale degli immigrati, e tutti i suoi collaboratori che hanno reso possibile questa istituzione. Un fraterno ringraziamento anche a Padre Murechan Marinel per il lavoro missionario, alla sua famiglia per la fedeltà e il sostegno al ministero sacerdotale e a tutti i suoi collaboratori. Pregando per la mediazione incessante della tutta Santa Madre di Dio, colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio per eminenza vostra reverendissima devotissimo indegno. Tipico della tradizione bizantina, come vedete, finisce con due serpenti, il ricordo delle parole della scrittura: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così sarà innalzato il figlio dell'uomo. Anche il pastorale che usate voi vescovi della nostra chiesa latina ha lo stesso simbolo, perché il ricciolo originariamente era nient'altro che un serpente. Ricordare la natura dei nostri martiri, perché in questo momento storico per la nostra chiesa, per la nostra chiesa, i martiri è un momento importante. Speriamo che il Signore ci aiuti a continuare a proseguire su questa via della santità anche attraverso il martirio, che ancora in tante parti del mondo c'è in Ucraina, in modo particolare per i fedeli, e promettiamo l'obbedienza lei, i suoi predecessori, la Santa Sede. Grazie.